Outfit check. Safe. 10 secondi. Passamento per ora per ragazzi. Ehi Jacopo, vai, vai! E riesce a fuggire. Pronti per la race run. Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi iniziamo con qualcosa di diverso dal solito. Mancano veramente pochi giorni alla prima gara dell'anno, la prima vera gara importante, perciò la prima di Coppa Italia a Caldirola, che sarà questo weekend appunto. Adesso siamo da AXT oggi per iniziare una nuova collaborazione e oggi andremo a montare i nuovi ammortizzatori, i nuovi Arma V3 sulle nostre nuove biciclette. Ringraziamo Commensal che assieme a Roberto, il cabrone, è riuscito a tirarci fuori questo gran mezzo per quest'anno. Speriamo di farlo correre e adesso vi lascio all'interno di AXT. Che paradiso! Questo sabato mattina ci svegliamo così, a Caldirola. Big Furgo. Pronti per queste prove libere di stamattina qua a Caldirola. Siamo larghi oggi. Siamo larghi qua. Sei forte, mi dicono. Sei forte. Vedremo. Ciao Thomas. Ciao Thomas. Yes ragazzi. Quelle qua, le tip di adesivo per la tabella. Ragazzi, facciamo il, come si dice, il tour del gazebo di questa prima gara a Caldirola. Perciò eccola qui, eccola qua ragazzi, l'entrata, doppia postazione bici. Attenzione qua, nascondiamo con telone chunk chi fa la manutenzione sui mezzi. Cavalletto. Chi non l'ha fatta a casa prima di venire. Area poveri, diciamo, senza la pavimentazione. Esatto. Però ci sta, ci sta. Perché okay. È più rustico. Sì, è un po' più rustico. Sponsor, sponsor, oh yeah. Ci giriamo in questo doppio tornante. Tavolone, sei posti, ragazzi. Lussureggiante, direi. Armadietto, porta caschi. Facciamole vedere ste robe, perché non è banale. Deposito borse, pavimentato. Tabella, che dopo scriveremo tutti quanti gli orari di partenza, intanto la musica che va, speriamo non ci bannino il video. Tavolino di riserva, seconda postazione bici, vedi qua, seconda uscita. Bravo Jacopo che stavi la bici. E questo ragazzi è il nostro setting per questa prima tappa a Caldirola. Oh yeah! Abbigliamenti brutti ne abbiamo oggi, per queste prove siamo i più brutti di tutti. Oh yeah ragazzi, manopolone da cross e siamo in cima! Per il primo giro, questo sabato qua a Caldirola. Eccolo qua l'arrivo. Paddock. E ragazzi, si sale su questa bella seggiovia monoposto. E qui ve lo mostro bene. Il nuovo AXT Arma V3 che montiamo io e Jacopo e monteremo per tutta quanta questa stagione 2023. Ringraziamo veramente AXT per questa collaborazione. Speriamo sia proficua e che i prodotti sappiamo benissimo, ormai super mega testati, che funzionano da Dio. Siamo curiosi comunque di provarlo su questi nuovi mezzi, su questi nuovi V5. Veramente c'era... Oh, gli zeppi. Thank you.
Giù là, giù là. Eh sì, poi questo qua adesso sono indicato per la... Oh yeah, ragazzi, ho fatto già un paio di giri di prova, adesso inizia a piovere purtroppo, non so se vedete dallo schermo bagnato, niente, la situazione è questa, ragazzi, purtroppo metteva dalle 11, perciò qualifica ipoteticamente sotto l'acqua. Intanto arriva anche Jacopo Zanetti, look at the style, 3:10.042, quarto miglior tempo quello di Jacopo per ora. Ah, vecchio? No, è fantastico. Oh, ne parliamo. Ok, ci è arrivato anche Domenico Calabria, 3:15.174. Yeah, Luca! Yes! Grande! Luca Loschi whippa, nonostante il fango con la sua Banshee che impedita, attenzione! 3:17, rispettabilissimo tempo. Stiamo salendo, raga. Per questa quali run, Jacopo è appena sceso, ha fatto un bel 3:10, dovrebbe essere sesto di categoria, più o meno, quinto, sesto di categoria, perciò ottimo per la qualifica in vista della gara di domani. Là il cielo è bello nero, ormai è questione di 10-15 minuti, perciò dovrebbe tenere. Niente ragazzi, come non detto, piove, piove molto molto bene, un po' di riscaldamento, ma mamma mia, sugli ultimi 5 minuti prenderemo del freddo. Hai idea? Giusta, esatto, ci sta. Domani ne ho un'altra. Ci sta. In pista, 6 in start, 7. No. Okay. 10 secondi. Quando vuoi. Thank you.
5-5. Sesto piazzamento per ora per la tabella numero 6, quella di Elia. È la volta di Jan Lanner, S di Trentino di H Racing. Vedremo se la forza è con lui. Ragazzi, GoPro ancora sporca. Ci siamo cambiati. Stiamo analizzando le linee. Io e Jacopo che vanno a GoPro. Fuori diluvia come mai visto prima d'ora. Perciò domani mi sa che ragazzi saranno nelle stesse condizioni di oggi. Qualifica è andata abbastanza bene per tutti, tutti quanti tranquilli, insomma. Abbiamo fatto quello che potevamo fare. Scriviamo il risultato sulla lavagna e dopo avrete visto già tutto quanto nelle storie e via discorrendo. Ciao raga, mi sa che ci vediamo nelle prossime clip. Situazione attuale è acqua. Ci svegliamo così domenica mattina a Caldirola. Wet. Oh yeah. Uber. Uber del downhill. Wet conditions. E piove anche oggi. Solo oggi più che altro, ieri perlomeno ha tenuto un pochino. No, no ragazzi. Cos'è acqua? E dopo cosa c'è? Il valore stimato del rider. Allora sotto abbiamo maglietta. Hai un Rolex qualcosa? No. Una collana facile. L'orecchino, l'orecchino. Un euro penso. Oh, fai il test e grasso. E dopo cosa? Ok raga, outfit check, we are ready. Sale raga, per questo primo giro siamo ancora sotto la pioggia. È wet la conditions, piove piove. Che condizioni. Free practice, finite. Yeah boy. La Caldirola è tutto per questo fango. Attenzione, cambio dell'ultimo minuto. Attenzione. Gomma da fango per Domenico e Luca. Così, mezz'ora prima della partenza. Pazzi. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Ale, Gabbo, vai Gabbo! Ale, Thomas, ale, ale, ale! Via Thomas! Eccolo Thomas! 339-103 in monopiastra! Ale, Jacopo! Ale, Jacopo! Vai, vai! Ale, Luca! Ale, ale, ale!
un applauso ai ragazzi, facciamoci sentire che siamo buoni sotto sotto. E arriva anche Luca Laschi, Luca the Devil, Luca con la sua Bashi 309098, il nuovo tempo da battere, nuova hot seat. Ale Domenico, ale, ale! E riesce a fuggire dal drone di Paolo Gianluca, infatti 308239 è la nuova hot seat. Auguri di nuovo a tutte le mamme che non si possono sintonizzare. Ok ragazzi, quello qua d'arrivo, il sole splende, pronti per la race run. Pista di sicuro totalmente diversa da oggi durante le prove e anche da ieri durante la gara. Perciò vedremo che riusciremo a tirar fuori. Manca poco. Vito si prepara a 6. Trenta secondi. 10. Forza! Yo! 5604!
quarto, terzo tempo per ora il suo, evidentemente scendendosi il tracciato ha reso questo. Com'è andata? Paolo. Oh. Ci volava, eh? Sì, ci volava tanto. E il tifo è finito, grida per Marco! Oh, anche lui il Sommersal, terzo tempo, quello di Marco all'anno scorso. Vasco Biga, team Scout by. Eccolo che arriva anche lui, schiaccia tutto quello che può e con 2:53.912 la sua Norco Cristo porta a casa il tempo più veloce di quest'oggi quando manca un ultimo rider. Cristo, fai la tua, congratulazioni. Lo vediamo affrontare la terz'ultima curva, Andrea. Eccolo che arriva, facciamoci sentire Andrea Gamenara, 2:55.831. Terza la tabella e terzo è il suo piazzamento e quindi abbiamo qua i tre più veloci e dobbiamo fare i complimenti al vincitore oggi assoluto che è Christoph Moser. Ragazzi, conclusione di questo video, finché c'è ancora un po' di luce, stiamo ancora prendendo l'acqua anche adesso, anche se andiamo a mangiare. Weekend andato, risultati guardateveli su Instagram, li avrete già visti, perché è imbarazzante dirlo, insomma, non felicissimi del risultato. E niente raga, vi ringraziamo di aver visto questo video e alla prossima.